Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui in una serata fredda d'inverno per cercare di fregare in primis qualche ghiozzo, poi vediamo se riusciamo a prendere qualche altra sorpresa. Oggi è la prima serata di una serie di sessioni dedicate all'electro fishing invernale con mani congelate. Vediamo come va. Facciamo subito una calata. Primo lancio, questa è una canna che ha 3-11 grammi di casting e speriamo di prendere qualcosa. Non sarà facile per il freddo. Era una mangiata. Serio? Niente. Pesce, un microghiozzo, microbo, tra l'altro non preso in bocca, però l'ho visto proprio live che mangiava, ha mangiato su quest'esca più grossa di lui, che rilasciamo ovviamente. Non è quello che cerchiamo, ma è uno scappotto. Continuiamo, vai, vai. Cerchiamo lo scorfano però noi in realtà anche, oltre al ghiozzo. Abbiamo avuto una mangiata qua, vediamo se ci rimane alla prossima calata. Sembrava un pesce un po' più interessante. Eccolo, preso, scorfano, scorfano, gigante poi. Porca miseria! Che pesce! Che pesce! Scorfano! Abbiamo raggiunto l'obiettivo alla prima serata, guardate come ha fagocitato la jighead. Spettacolare! Adesso andiamo alla luce e lo vediamo meglio. Ragazzi, è successo, guardate che bel pesce! Scorfano invernale preso con la First Cast, che non è proprio una canna solid, quindi perfetta per gestire le gomme, ma oggi pescavo pesante, pescavo con una testina da 2,7 grammi. Guardate quanto è rosso, tra l'altro, bellissimo, veramente un bel pesce. La gomma di ieri che mi ha consentito di prendere questo bellissimo pesciotto. Ora foto di rito e lo rilasciamo. Attenti sempre con lo scorfano perché ha queste spine velenifere sia sul dorso sia qua, ha delle spine. E quindi è molto pericoloso, cioè molto, insomma, è velenoso, dai. Bellissimo esemplare, scorfano nero, lo rilasciamo. Vai, bello. Scomparso subito. Ok, proseguiamo. Bello scorfano, veramente. Io stavo facendo semplicemente saltellare la mia testina da 2,7 grammi dell'OMTD sul fondo. Qui il fondale è molto basso, però c'è corrente, per cui è necessario avere un buon contatto col fondo, un buon peso, quindi 2,7 grammi era l'ideale stasera, è l'ideale. Adesso continuiamo, magari ci esce qualcos'altro. Comunque devo dire che la gomma di Yari, che è veramente un ibrido, è efficace, dai. Diciamo che è efficace per ora. Poi il rosa è il colore che io preferisco, in quest'acqua un po' torbida, secondo me può essere una soluzione vincente. Eccolo, preso. Un altro microghiozzo, microscopico pure questo. Questo l'ho visto in diretta. Però guarda, cioè veramente questi qui si vogliono male. Hanno più o meno la taglia dell'esca. Lo rilasciamo. Vai, bello. Cioè non si fanno problemi nemmeno con la luce, i ghiozzi. Sarà difficile,
No! No! Ho perso la mia esca vincente. Persa nel lancio poi. Rimasta solo la testina. Significa che questa sessione deve terminare perché non ho voglia di cambiare esca. Ragazzi, ho perso l'esca di Iari, mi dispiace Iari, non te la potrò ridare. Però è stata una serata breve perché è freddissimo, ci sarà un grado, stiamo congelando. Io e il mio cameraman di fiducia. Però è uscito lo scorfano bellissimo, è stato veramente una bella sorpresa oltre che due ghiozzi. Ma non è finita qui perché tornerò in questo periodo, bisogna insistere per cercare di prendere qualche bel pesce electric fishing e sto pensando al Dragobius. Vediamo come va la prossima volta. Oh, proviamo qua. La stessa attrezzatura, solo che cambio la gomma. Voglio passare a un Molix Tricky Rod. Ovviamente rosa. Ci credo io nel ghiozzone. Bello questo! Bello! Ottimo! Mangiano, questo è un ghiozzo testone! Non è un Dragobius, però la specie è quella giusta. Bel ghiozzo testone, in realtà preso sotto. Bellissimo! Sarà un 16. Comunque con il Freaky Rock, stessa testina dell'altra volta. Vediamo se riusciamo a prendere un vero mostro del rock fishing stasera. Il rosa è molto molto visibile, per questo lo uso in quest'acqua un po' torbida, sempre una garanzia. Eccolo! Oh, oh. Madonna, questo è uno scorfano! È un altro scorfano! Questo è micro rispetto all'altro, guardate quanto è carino! Un micro scorfano 8! Niente, quest'inverno mangiano gli scorfani. Bello, veramente carino. Un portachiavi, lo rilasciamo. Che carino che sei. Vai. Oh ragazzi, comunque sto prendendo quasi più scorfani che ghiozzi. Deve essere che le esche rosa gli piacciono. Ormai questo Freaky Rock ha perso qualche appendice, ma ancora va bene. Vediamo di prendere altri pesci, dai. Assurdo, dopo i primi 20 minuti in cui ho avuto un'attività di pesci impressionante, poi si è fermato tutto, per cui ho cambiato un spot e voglio anche pescare più leggero, per cui metterò una testina sempre OMTD, la Round Jighead Finesse, ma da 0.9 grammi, un approccio proprio ultra light. Rinnescherò probabilmente sempre con il Molix Freaky Rock, però qua non c'è corrente, per cui posso permettermi di pescare più leggero. Eccolo! No, slamato! No! Terza sera e stasera ci credo, voglio che esca il Dragobius. L'acqua sembra abbastanza limpida, ma pesco in 50 centimetri di acqua, per cui vediamo come va.
Eccolo, eccolo, finalmente, finalmente un Dragobius. Lo misuro con la canna, poi vi scriverò quanto misurava. Arriva fino alla parte metallica della canna, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, con la luce sparaflesciata e alla fine è arrivato con non poca difficoltà il Dragobius, un ghiozzo sopra i 20 cm, questo sarà 25-24, comunque veramente un bel pesce che ora rilascio. Bellissimo ragazzi. Ma non è finita qui, perché l'ennesima serata invernale il Light Rock Fishing mi ha regalato l'emozione più bella. Pesce. Oh! Oddio! Una corvina! Una corvina! Una corvina! Sì! L'ho presa! Finalmente! Che spettacolo! Cazzo sì! La mia prima corvina a ultralight. Stavo pescando al buio con la Fioretto Essence. Bellissima! Finalmente! Il pesce più bello del Mediterraneo che finalmente, dopo anni di ricerche, sono riuscito a fregare anche al Light Rock Fishing con il Molix Freaky Rock. Bellissimo pesce, bellissimo. Ora lo rilasciamo. La rilasciamo. Ciao bella. Voi non sapete da quanto tempo aspettavo e cercavo di prendere una corvina al Light Rock Fishing, e stasera, l'ennesima sera in cui sono venuto senza pretese, sono riuscito a catturare una bellissima corvina. Per me la corvina è il pesce più bello del Mediterraneo perché ha questi colori spettacolari, queste pinne gialle e un colore che va sul violaceo ed è fantastica. Una corvinotta sui 3 etti che ho voluto rilasciare perché all'Electric Fishing i pesci si rilasciano. Sono stragasato ragazzi, spero che questo video sia piaciuto anche a voi. Sono usciti 2 scorfani, di cui uno bello, uno piccolo, tantissimi ghiozzi, di cui un Dragobius sopra i 20 cm che mi ha dato una bella gioia, e alla fine questa stupenda corvina sul finale. Grazie per la visione ragazzi, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un like a questo video e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!